Come al solito non avete studiato niente. Tre! Io vi bacio tutti! Adesso chiamo tua madre. Ignoranti! Capra! Perderai l'anno! Non sai niente! E se per una volta le cose andassero in modo diverso? Ciao ragazzi! Oggi andremo a intervistare i nostri professori. Per vedere quanto ne sanno dei social, in particolare di Facebook. Siamo qui col professor Lepore. Professore, che cos'è un tag? Che cos'è un tag? Ah, ma siete peggio delle iene voi, eh? Ora andremo a vedere quanto ne sa la nostra professoressa di italiano dei social. Buongiorno. Professoressa, lei cosa ne pensa della chat di Facebook? Perché Facebook ha una chat. Siamo qui col professore di italiano. Professore, che cos'è un hashtag? Ma ho sentito nominare molte volte, ma veramente non so cosa sia. Però che cos'è un poke? Non lo so. Però lei sa cos'è un hashtag? Cerco su internet. Prof, lei sa cos'è questo? Sì, è un hashtag. Professore, lei sa cos'è Facebook? Purtroppo no, però la sfida potrebbe essere, perché non ci hai insegnato a usarlo? Sfida accettata! Allora, per prima cosa, come per tutti i social, è necessario iscriversi. Basta compilare questi campi, avere un'email e una password. Ragazzi, che ne dite di profili? A questo punto l'iscrizione è fatta. Ora possiamo modificare le nostre immagini di copertina e di profilo e andare a inserire i nostri dati personali e così siete pronti ad andare a cercare i vostri amici. Perché professore degli amici? Cerchiamo un novello, Daniele Trimarchi. E ora inviamo la richiesta di amicizia. Accettiamo. Vedete questo numerino rosso? È una notifica. In questo caso è Daniele che ha accettato la nostra richiesta. Oppure potrebbe essere qualcuno che ha postato una foto o un post taggandoci. Postare, taggare, ma come parlano? Postare significa pubblicare qualcosa che sarà visto da tutti gli amici. Se sei stato taggato, qualcuno ha messo una foto che vuole farti vedere, una frase che vuole farti leggere. E tu a quel punto puoi commentare? Sì, o anche solo mettere mi piace. E se volete parlare con qualcuno in privato c'è anche la chat. Cercate poi la persona con cui volete parlare. Puoi anche postare un link o condividere qualcosa pubblicato da altri. Non dimentichiamo che puoi anche cercare i tuoi personaggi famosi preferiti. E tu per esempio chi cerchi? SpongeBob? E perché no? Inoltre puoi essere invitato o invitare a partecipare a un evento oppure crearne uno. Facebook è un grande mondo. Un mondo in cui condividere pensieri, foto e notizie. Allora ragazzi, possiamo iniziare a condividere questo momento.